è finita! Allora è fatta allora! Un saluto a Maifredi! Lei è sempre così sensibile in questo momento. Io lo so, però magari in questo momento qua mi sembra patetico. Se l'aspettava questo Genoa? Beh, direi che la chiusura di un'annata direi stupenda e al di fuori che l'avversario, però noi dovevamo chiuderla con la sicurezza di un'annata che penso meritavamo questo passaporto per andare anche noi in Europa. Prossimo anno la sfida alla Sampdoria? No, io direi che il prossimo anno, da adesso comincia il difficile. Finisce così con Bagnoli in trionfo per il Genoa che conquista il quarto posto e la UEFA e consente a Genoa di essere l'unica città con due squadre in Europa, ma anche con l'amarezza della Juventus che dopo 28 anni per la prima volta resta fuori dalle coppe europee. Una stagione tormentata e difficile per Maifredi e i suoi, confermata anche dall'incontro spareggio di oggi. Il Genoa prova ad attaccare ma soprattutto riesce a contenere gli avversari facendo argine con raziocinio e scioltezza a centrocampo. Dopo un quarto d'ora esce Baggio per una contrattura e Di Canio appare più vivace, ma 5 minuti dopo Claudio Branco mette il suo sigillo ad una punizione che ricorda molto quella realizzata nel primo derby, una bordata nel 7 che fa impazzire il Ferraris. La reazione della Juve non appare adeguata alla situazione. Schillaci non riesce mai a tirare in porta e solo De Agostini dà qualche grattacapo a Braglia. La ripresa si apre con il raddoppio di Thomas Skuravi, che approfitta di un vuoto della difesa avversaria. 15° gol e 15° capriola, tutti gol realizzati su azione. La Juve si siede e il Genoa dilaga, sfiorando più volte il terzo gol e cercando il trionfo. La Juve, cui giova poco anche l'inserimento di Casiraghi, si aggiudica la supremazia nell'ultimo quarto d'ora, ma senza risultati concreti. Troppo poco e troppo tardi, un po' come la stagione bianconera. Stefano Tacconi, un piccolo riepilogo di questa stagione. Chi ha sbagliato di più? Beh, siamo noi che andiamo in campo, è normale che siamo noi ad aver sbagliato qualcosa. Ci diceva delle cose, non siamo riusciti in pieno a capirle. Purtroppo il calcio è anche spietato, però tutti quanti noi sappiamo di aver fatto il nostro dovere e più di questo non potevamo fare. Una domanda è d'obbligo e i tifosi vogliono avere una risposta. Adesso che il Genoa è in Europa, il presidente Spinelli se ne va davvero, come ha detto nei giorni scorsi, oppure resta? Ma guardi, io ho fatto un accenno che nel 93, ma il 93 mancano ancora 2 anni, io credo che ci sia ancora tanto da fare, perché questo, diciamo, è un primo obiettivo che noi giustamente abbiamo coronato. Se questi ragazzi si confermano quello che sono e quello che hanno fatto vedere, io credo che il Genoa possa solo migliorare e possa solo dare delle soddisfazioni ai propri tifosi, che io ho visto piangere della gente perché dopo 50 anni non avevano mai visto una vittoria così bella. Dai un voto al migliore in assoluto, comunque al più grande protagonista di questa performance genuana. Bagnoli, scusatemi, Bagnoli ha pari merito col pubblico, è chiaro, però credo che Bagnoli sia l'artefice principe. Tra i tanti che avete sollevato in aria alla fine, nel giro trionfale del campo, chi era il più pesante? Ma sicuramente il presidente, era in formissima e niente, è stato duro alzarlo comunque in questa euforia, sembrava una piuma anche a lui.